Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. E come è sempre un momento molto bello per noi, questo della festa del Carmine, della Madonna del Carmelo, e questo è il momento anche, se vogliamo, più bello anche liturgicamente della nostra festa, e oggi abbiamo la grazia e l'onore di ricevere l'Arcivescovo tra noi, che presiederà l'Eucaristia, che presiede l'Eucaristia. Lo ringraziamo di cuore di essere venuto, così come io voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questi giorni per il buon esito della novena, la preparazione della festa, la preparazione della liturgia, e anche tutti voi che siete qui a pregare con noi la Madonna per tanti che hanno bisogno di preghiera e per tutta la Chiesa. Sono molto contento anch'io di essere qui in mezzo a noi, una comunità molto viva, se me lo consentite, un segno particolare della Chiesa Cattolica, perché ci sono persone, donne, uomini, cristiani e cristiani provenienti anche da paesi diversi, ma questo è davvero bello. Ciò che ci unisce è la nostra fede nel Signore Gesù e oggi in particolare la nostra devozione alla Madonna del Carmelo, che ci richiama a due aspetti decisivi della nostra vita cristiana. Da una parte la percezione della tenerezza che Dio ci rivolge attraverso Sua Madre Maria, che possiamo risentire per noi, per le nostre famiglie, per le persone più fragili, soprattutto oggi. E dall'altra parte la Madonna del Carmelo ci richiama la necessità di una salita, di un'ascesa, che dobbiamo sempre mantenere viva se vogliamo essere nella comunione con Dio e nella comunione tra di noi. Per i momenti in cui invece siamo un po' più fragili, più deboli, incapaci di camminare con tutto lo slancio del nostro cuore, della nostra mente, invochiamo la misericordia del Signore. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace in terra, per gli uomini e la madre del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, che nel cielo, Dio Padre, onnipotente, Signore Figlio, Genito Gesù Cristo, Signore Dio, pieno di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra santità. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché il sole è santo, tu sole il Signore, solo la tua stessa Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Thank you.
Prego. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, nostra Madre e Regina, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna, Cristo Gesù, Signore nostro, che Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Vi invito ad ascoltare in piedi la sequenza che oggi l'Ordine Cattolico dedica alla Santissima Vergine e che invita anche noi a seguire e a proclamare. Fior del Carmelo, vite fiorente, luce del cielo, sei tu soltanto Vergine Madre. O Madre mite, intemerata, ai figli tuoi si propizia stella del mare. Cenno di esse che doni il fiore a noi concedi di rimanere con te per sempre, giglio sbocciato tra acute spine, conserva puri i nostri cuori e don aiuto. Forte armatura là dove in furia la dura lotta offri a difesa lo scapolare. Per noi incerti tu sei la guida, a noi provati concedi ogni ora consolazioni. O dolce Madre, Signora nostra, colma del gaudio di cui sei piena i figli tuoi. O chiave porta del paradiso, fa che giungiamo dove di gloria sei tu.
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici secco. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchie, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
Sin dagli inizi i cristiani che avevano preso sul serio la responsabilità di annunciare il Vangelo hanno avvertito una domanda che di generazione in generazione rimbalza fino a noi. Com'è possibile che questa parola di Dio, che è la parola di Dio, non è una parola di uomini, non sia efficace sempre, come ci aspetteremmo? Il testo del profeta Isaia, lo abbiamo sentito, dice che non c'è nessuna parola che esce da Dio e che non ritorni a Lui senza aver operato un effetto. Eppure noi molte volte sperimentiamo il contrario. Ci sembra che la parola venga annunciata e non provochi nulla. E sin dagli inizi i cristiani hanno avvertito insieme a questa domanda una tentazione che anch'essa rimbalza di generazione in generazione. La tentazione allora di dedicarsi ad altro, invece che spendere le energie nell'annuncio del Vangelo e della parola di Dio, spenderle in altro. Una tentazione che poi si realizza e prende carne in tantissimi modi nella Chiesa. Facciamo tante cose rinunciando a volte ad annunciare il Vangelo. L'Evangelista Matteo risponde a questa domanda e a questa tentazione riportandoci questa conosciutissima parabola di Gesù, del seminatore, che evidentemente è Dio, che sparge il suo seme in terreni diversi, la strada, il terreno sassoso, il terreno pieno di rovi e infine il terreno buono. E attraverso questa parabola ci dà qualche indicazione per rispondere a quella domanda. È come se Gesù ci dicesse: a che cosa devi guardare? Devi guardare al fatto che chi semina non fa calcoli. E il primo seminatore della parola a non fare calcoli è Dio stesso, che getta e butta il seme ovunque, che si tratti di un terreno buono, che si tratti di una strada, che si tratti di un terreno coperto di rovi. Se Dio facesse calcoli nel porgere e rivolgere la sua parola, allora sceglierebbe in anticipo dove gettare questa parola. Ma lui non fa calcoli. Così come una seconda risposta che viene da questa parabola è il fatto che chi annuncia la parola, Dio per primo, non tiene il controllo e non vuole avere il controllo degli effetti che questa parola ha. La getta e la sparge con fiducia, sapendo una cosa soltanto, che da qualche parte, in un modo che non si può governare, dominare e controllare, ci sarà sempre un terreno buono su cui la parola attecchisce, cresce e porta frutto. E soprattutto, attraverso questa parabola, Gesù ci invita a guardare e riguardare alla nostra domanda, alle nostre tentazioni, dicendoci che in Dio e per Dio c'è un rispetto sommo della libertà dei terreni, cioè delle persone, che possono rispondere positivamente alla parola di Dio oppure possono chiudersi, perché c'è qualcosa di sacro e di invalicabile, verrebbe a dire, da dire persino per Dio, che è la libertà delle donne e degli uomini che ricevono questa parola, ma poi spetta a loro rispondere come, dove, quando lo faranno. È qualcosa di molto bello per noi oggi.
Anzitutto nel riconoscere che siamo destinatari di questa parola di Dio e di un Dio che semina nei nostri cuori e nelle nostre vite senza calcoli, senza dominare, nel massimo rispetto della nostra libertà. C'è qualcosa di bello nel sapere che Dio butta il seme della sua parola, cioè continua a rivolgerci la parola, pur sapendo che possiamo essere qualche volta dei terreni sassosi, dei terreni spinosi, delle strade, invece che essere un terreno buono, capace di accogliere questa parola. E mi piace pensare che qui Gesù non distingua soltanto dei terreni diversi, delle persone diverse, ma ci inviti a riconoscere che all'occorrenza ciascuno di noi può essere strada, terreno sassoso, rocco o terreno fertile. Nelle diverse situazioni della nostra vita, nelle diverse stagioni della nostra esistenza, possiamo essere e l'una cosa e l'altra. Ma Dio continua a seminare senza calcolo e senza la pretesa di dominare, dove il suo seme va e dove potrà portare frutto. E possiamo attraverso questa parola ritornare alla nostra domanda e alla possibile tentazione. Dovremmo rinunciare noi oggi, come Chiesa, come cristiani, ad annunciare il Vangelo semplicemente perché spesso non vediamo l'effetto che fa il Vangelo? Sarebbe come essere degli annunciatori di un Vangelo che hanno una logica totalmente diversa da colui che è il Vangelo, il seminatore per eccellenza, Cristo, la parola. A noi spetta di porgere in maniera gratuita questa parola di Dio, con la stessa logica che ha Dio, senza calcolo, senza pretese di dominio, nel sommo rispetto della libertà, dei tempi e dei momenti di ciascuno. Credo che un solo Dio, Padre, preghiera a Dio, Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Preghiamo insieme dicendo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché, sull'esempio di Maria, accolga con amore la parola e la proclami al mondo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché la Vergine Maria volga su di essi i suoi occhi misericordiosi e li sollevi nelle loro angustie. Preghiamo. Per l'ordine del Carmelo, che contempli Maria la sorella e la madre premurosa, perché, fedele alla vita di continua orazione, testimoni ai fratelli l'amore di Dio e la comunione con Lui. Preghiamo. Per quanti si affidano a Maria, segno di sicura speranza e di consolazione, perché trovino in lei conforto e rifugio nelle necessità. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché partecipando con fede e amore a questa Eucaristia, diventiamo, come Maria, portatori di Cristo al mondo. Preghiamo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi figli e per l'intercessione di Maria, Madre e Regina del Carmelo, concedi misericordioso quanto con fiducia ti domandiamo. Per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accoglio, Padre, l'offerta che ti presentiamo nella solenne memoria della Beata Vergine Maria, perché imitando la sua carità nel tuo servizio,
servizio, possiamo unirci intimamente all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della Vergine Maria, Madre del Carmelo. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli angeli, con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Madre spirituale di tutti gli uomini, veglia con amore sulla moltitudine dei figli e risplende segno di consolazione e di sicura speranza sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. In lei, come in una perfetta immagine, noi vediamo realizzato quello che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua luce. Thank you.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, il nostro Vescovo Ausiliario Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la verbata alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, osiamo dire. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e dono del Signore Gesù sia con tutti voi e tra voi. E nella gioia scambiamoci un gesto di pace. Thank you.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non so te, la tua Dio onnipotente che ha posto l'ordine del Carmelo e tutti voi sotto la protezione di Maria, vi riempia di gioia nella celebrazione di questa festa. Vi conceda la grazia di meditare nei vostri cuori la parola e di proclamarla con la vostra vita. Vi conduca alla santità perché purificati da ogni colpa come figli fedeli di Maria, arriviate quanto prima dopo la vostra morte alla piena comunione con i santi nella gloria. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate nella pace. E chiamiamo. Buona domenica e buona festa. Grazie. Procediamo ora con una supplica di mezzogiorno, come da tradizione vi preghiamo di lasciare libero il posto davanti alla statua della Madonna. Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, complemento.
per dimostrarci più chiaramente il tuo affetto, Madre Santa, tu riconosci come simbolo della nostra devozione filiale lo scapolare che piamente portiamo in tuo onore e che tu consideri come tua veste e noi come segno della nostra consacrazione a te. Vogliamo renderti grazie, o Maria, per il tuo scapolare. Quante volte però ne abbiamo fatto poco conto, quante volte abbiamo trascurato quell'abito che doveva essere per noi simbolo e richiamo alle tue virtù. Ma tu perdonaci e fa che il tuo santo scapolare ci sia di difesa contro i nemici dell'anima e del corpo, richiamandoci il pensiero di te e del tuo amore nel momento della tentazione e del pericolo. O Madre nostra tutta santa, in questo giorno che ricorda la tua continua bontà verso di noi, che viviamo la spiritualità del Carmelo, commossi e fiduciosi, ti ripetiamo la preghiera che da secoli ti rivolge l'ordine a te consacrato. Fior del Carmelo, vite fiorente, splendor del cielo, tu solamente sei Vergine Maria. Madre mite e intenerata, ai tuoi figli si promise, stella di mare. Questa invocazione segni l'aurora di una era nuova, di santità per tutti i popoli, per la Chiesa e per il Carmelo. Desideriamo rimanere santi in questo nobile proposito perché diventino realtà le parole che interessano tanto il Carmelo, fin dai primi momenti della sua esistenza. Molte volte e in molte maniere i Santi Padri hanno stabilito che ciascuno deve vivere nell'ossequio di Gesù Cristo e servire fedelmente Lui con cuore puro e buona coscienza. Salve Regina. Prendici per mano
e guidaci al godimento dei frutti del tuo Carmelo, giardino di delizie eterne. Salve. Prega per noi, Madre e Regina del Carmelo. Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, o Signore, nel cammino della vita, e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, fa che giungiamo felicemente alla Santa Montagna, Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benediciamo il Signore. E ancora buona domenica a tutti, arrivederci.